Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad unboxare insieme un bel prodottino acquistabile su Amazon alla modica cifra di, non ve lo dico, ma vi lascio il link sotto in descrizione, così ci cliccate e andate a vedere. Di cosa sto parlando? Sicuramente l'avrete letto dal titolo e quindi ve lo potete immaginare. Niente, dopo il mio schiocco di dita partiamo con l'unboxing, vai! Allora amici, all'interno della confezione, oltre alla chiave dinamometrica, alla prolunga e a questo adattatore, troviamo questi fogliettini qui. Cosa sono? Vediamoli insieme. Allora, troviamo questo qui, che è certificato che ha passato del controllo qualità, Quality Control Pass, via. Poi troviamo questo qui, che è il libretto di uso e manutenzione della chiave, ci spiega come si utilizza, il fatto che ha 24 mesi di garanzia, e qui ci fa vedere l'utilizzo. Abbassiamo questo, regoliamo il newton metro che ci interessa, l'alziamo, è bloccata e si può utilizzare. Poi troviamo questo qui invece, che è certificato della calibrazione. Qui troviamo il tipo, setting, il range di lavoro della chiave da 1 a 12 newton metro. Qui troviamo il seriale della chiave, calibration equipment è il codice di calibrazione dello strumento. Poi qui troviamo vari errori di percentuale, tolleranze della chiave. Queste qui sono le prove che hanno fatto una prova a 2 Nm, la prima prova è venuta a 2.04, 2.03, 2.03, 2.03, 2.01, la quinta prova, con un errore massimo di 1.9%. Poi hanno fatto una seconda prova da 7.2 Nm, la prima prova è venuta a 7.32, la seconda 7.22, 7.22, 7.40, 7.22, massimo percentuale d'errore 2.8. A 12 Nm invece la massima percentuale d'errore è 2.9. Queste sono le varie prove che hanno fatto. Qui di sotto troviamo il risultato della calibrazione, che è conforme in accordo alle normative ISO eccetera eccetera. Qui troviamo la temperatura dell'ambiente dove è stata calibrata la chiave, l'umidità calibrata da Tom Tang in data 11 agosto 2021. Questa chiave ha una coppia che va da 1 a 12 Nm massimo, ha una precisione, un errore di più o meno il 3%, è un cricchetto reversibile, ovvero grazie a questa levettina noi possiamo utilizzarla in senso orario o antiorario. Ha il pulsante di sgancio rapido, che è questo qui sopra, vi faccio vedere come funziona. Lo mettiamo il nostro adattatore o inserto e grazie al pulsante rapido noi possiamo rimuovere velocemente gli accessori. Poi quando abbiamo settato ai giusto newton metro, sentite, ta, ve lo faccio vedere più da vicino, vedete? Lui si blocca in modo che quando la chiave viene utilizzata non c'è la possibilità che possa spostarsi e quindi stringere a dei newton diversi da quelli impostati. Quindi questo serve per evitare che il valore di coppia non cambi durante l'utilizzo. Ha una prolunga di 10 cm, che è questa qui, attacco dell'adattatore 3 ottavi, eccolo qua. E niente, adesso andiamo ad operarla e vediamo come si comporta. Adesso andiamo a vedere come utilizzare la chiave dinamometrica su un misuratore di potenza della Quark, che verrà installato su delle pedivelle della SRAM su guarnitura per mountain bike. Prendiamo il misuratore di potenza e sul retro c'è scritto di usare l'inserto T20 e di stringere a 4 Nm. Quindi adesso andiamo a regolare la chiave dinamometrica su 4 Nm. Come si fa? Spingiamo verso il basso questo selettore, vedete? Poi lo ruotiamo e lo portiamo a 4.0 Nm. Ecco fatto, vedete? 4.0 messo su 0, possiamo andare a stringere le nostre viti sul misuratore di potenza. Quindi mettiamo l'inserto, il T20, prendiamo la pedivella, la mettiamo sul misuratore, vedete com'è fatto? Adesso andiamo ad utilizzare la nostra chiave dinamometrica che abbiamo precedentemente messo su 4 Nm, quindi appoggiamo l'inserto sulla testa della Torx. Una volta installate tutte e 8 le viti del misuratore di potenza, andiamo ad installare anche la corona. Niente amici, arrivata a fine video, io spero vi sia piaciuto. Sono qui in compagnia di queste due bellissime biciclette, una Trek stradale e una Scott mountain bike. Sono entrambe in carbonio. Se ci fate caso, tipo qui anche sul manubrio, è riportata quanti newton metro stringere il manubrio, vedete? 5 newton metro. Lo troviamo anche sulla forca, questa è la forca della Ditte Swiss. Qui è riportata quanto stringere, minimo 15, massimo 20 newton metro. Troviamo anche sulle pedivelle.
54 Nm. Niente, io vi saluto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima con altri nuovi video. Ciao!